Professore, ben ritrovati a Focus, programma di approfondimento di Eventi Sicilia. Oggi parliamo di Pio La Torre, visto che appunto ricorre 30 anni dell'anniversario della sua morte. Lo facciamo in compagnia di Michele Zisa di Progresso Sud. Buonasera, benvenuto a Focus. Buonasera a tutti gli Ecco, spettatori. 30 anni dalla morte di Pio La Torre. 30 anni fa, tra l'altro, c'è stata questa grande, questa imponente battaglia per la pace contro la militarizzazione dell'aeroporto di Comiso, che è partita proprio da Comiso. Lei era presente, com'è andata? Sì, 30 anni fa io ero un giovane studente che militava nella Federazione Giovanile Comunista Italiana, nella FGC, e mi sono trovato ad essere, come dire, testimone di quegli eventi. Ho conosciuto personalmente Pio La Torre, perché Pio La Torre è venuto a Comiso diverse volte. Era un signore alto, distinto, riservato un po', che però aveva dentro una carica imponente, una carica forte. Si vedeva che era un personaggio che aveva una forza interiore grandissima. E una sua peculiarità era quella di saper parlare con la gente, saper parlare con tutti, quindi intavolare discussioni per strada con le persone che incontrava. Un personaggio che era nel contempo un capo, ma un uomo della strada, un uomo alla mano, capace appunto di dire le parole giuste alle persone che riusciva a incontrare nella sua vita. Ed era un uomo che iniziò fin da ragazzo a militare nel sindacato, poi nel partito, insomma, partendo dalla provincia di Siracusa, sostanzialmente era arrivato alla segreteria nazionale e poi era ritornato in Sicilia come segretario regionale del partito. Una scelta anche coraggiosa, perché quello era un momento particolare per la Sicilia. Sicuramente una scelta coraggiosa e una scelta anche, diciamo, che andava incontro sicuramente alla fiducia della direzione nazionale del partito, che vedeva proprio in Pio La Torre quell'unica forza, quell'unico personaggio, quell'unica figura capace di sostenere quel grande scontro che in quel momento c'era, che si preparava anche, che c'era stato e che si preparava e che c'era. Uno scontro tra forze in campo veramente grandi, perché c'erano gli interessi internazionali che gravitavano sull'isola in quel periodo. E contemporaneamente c'erano sempre e comunque gli interessi del malaffare, della mafia, della criminalità, che chiaramente non si tiravano indietro. E quindi quest'uomo fu l'artefice, il promotore, il paladino di una battaglia condotta su più fronti. Sul fronte della legalità, sul fronte dell'antimafia, così come sul fronte della battaglia per la pace. Un uomo capace di mobilitare delle masse enormi che a Comiso e in provincia di Ragusa non si erano mai viste, ma io vado più in là, non si erano mai viste in tutta la Sicilia, perché una manifestazione della portata, della manifestazione del 4 aprile a Comiso, probabilmente non c'è mai stata in Sicilia da nessuna parte. Migliaia, migliaia e migliaia di persone, un mare sterminato di persone. Io ricordo che quella mattina cominciò presto per me, perché assieme ad altri ragazzi della FGC avevamo avuto l'incarico di posizionarci nell'innesto, diciamo, della superstrada venendo da Catania a Coffa sostanzialmente, per andare verso l'aeroporto, per dirottare questo traffico di autoveicoli, di pullman. E siamo rimasti allibiti perché continuavano ad arrivare macchine su macchine, pullman su pullman, in una teoria senza soluzione di continuità, veramente strabiliante. È chiaro che un uomo di questa caratura, di questo peso, di questa capacità era fortemente scomodo e pericoloso per quello che si doveva realizzare a Comiso,
sia per quanto riguarda gli equilibri, ripeto, internazionali, sia per quanto riguarda le mire dei poteri occulti che potevano aver individuato alcune prospettive nella provincia di Ragusa. Non dimentichiamo che quelli sono gli anni in cui l'infiltrazione mafiosa prende piede veramente nella provincia di Ragusa. Sono i momenti in cui i palermitani cominciano ad acquistare terreni in provincia di Ragusa, insomma arriva la criminalità organizzata arriva in provincia di Ragusa. C'era stata prima a Vittoria, c'erano stati dei collegamenti sicuramente, però quell'arrivo anche massiccio di capitali mafiosi chiaramente faceva intendere che da una determinata regia criminale la nostra provincia probabilmente era stata individuata come una provincia che poteva e doveva assolvere a determinate funzioni. Quindi proprio in quel momento così particolare per la provincia di Ragusa, da Comiso parte invece questa imponente manifestazione colorata, insomma, del movimento pacifista, che tra l'altro richiama tantissime persone anche da tutta Europa. Cioè, una manifestazione del genere veramente incredibile, oggi sarebbe possibile? Beh, io devo essere sincero, anche per noi è stata una grandissima emozione e non ci credevamo che potesse riuscire una manifestazione così forte e così imponente. Quindi non lo so se oggi potrebbe riuscire un'altra manifestazione così, perché alle volte gli eventi superano, la realtà supera l'immaginazione. E ci sono dei momenti storici in cui si concretizzano determinate situazioni per cui la gente si mobilita in massa, e questo uno a priori non lo sa mai. Io ho fatto tante battaglie nella mia vita, sono stato presente fin da quando ho cominciato a fare politica al quarto ginnasio, quando sono stato eletto nel consiglio ero rappresentante a 14 anni, quindi da 14 anni ad adesso ne ho fatte tante, e quindi molte volte magari uno fa le battaglie che ritiene giuste, a prescindere dal fatto che poi queste battaglie hanno un consenso reale, e poi delle volte si realizzano un insieme di concause per cui le cose che uno cerca di fare si concretizzano anche al di sopra e al di là delle aspettative più rose. Per esempio, quella volta fu momento, così. In questo momento c'è un'altra battaglia del territorio, che è quella contro il MUOS. C'è un movimento che parte proprio dal basso. Ci sono delle analogie tra quella di adesso e la battaglia di allora, a 30 anni di differenza? Sì, ci sono delle analogie sicuramente, perché il MUOS rappresenta, così come rappresentò allora la vicenda della base NATO a Comiso, un momento in cui i cittadini siciliani si sentono defraudati della propria del proprio territorio, della propria capacità decisionale, e si sentono per quello che in realtà un po' siamo, cioè dei sudditi di un impero il cui governo non sta sicuramente in Italia e probabilmente non sta neanche a Washington, probabilmente. E per cui questa è l'analogia. Anche in questo caso si tratta di un'installazione militare, anche in questo caso si tratta di un'installazione che ha una ripercussione pesante sul territorio in termini di pericolo e in termini di servitù militari, come lo fu allora quella della base NATO, perché non ricordiamo che alla fine noi dormivamo con le testate nucleari sotto il letto. Non è mai successo niente, per carità, e siamo stati fortunati, però c'erano i camion con le testate mobili che facevano le esercitazioni e che giravano per tutte le strade delle province di Ragusa e di quelle limitrofe, quindi cioè, un incidente un bersaglio, esatto, un bersaglio Ragusa. Sicuramente lo eravamo, non è che dovessimo diventarlo. Nel momento in cui c'era la base NATO a Comiso, la provincia di Ragusa, la Sicilia orientale, era un bersaglio diventato sicuramente. Quindi e ora invece il MUOS che rappresenta anche in questo caso un elemento di privazione della
capacità decisionale del popolo siciliano. E della sovranità popolare. E della sovranità, sicuramente. Una porzione del territorio, non fa parte espropriato. Più della Sicilia, dell'Italia. Sì, sì, ma come ce ne sono tante in realtà porzioni del territorio. Sentivo dire l'altra volta che le basi americane, le basi NATO in Italia sono in realtà 98, che è un numero elevatissimo, quindi in 98 siti noi non abbiamo alcuna autorità. E c'è anche Sigonella, ce ne sono tanti altri, c'è Testa dell'Acqua, che c'è un altro osservatorio della base radar della NATO, insomma qua vicino a noi ce ne sono già tante, ce ne sono un po' dappertutto. Il problema è però che si sottopone a un rischio o si come dire, si mette a rischio, si mette a repentaglio la salute dei cittadini con un'installazione che provoca un problema di impatto senza che noi riusciamo a far sentire la nostra voce. Una manifestazione di impotenza che, come dire, cozza pesantemente con l'illusione alle volte che abbiamo dell'autodeterminazione, della possibilità di vivere in una società democratica in cui il popolo decide sulle sorti della nazione. In realtà negli ultimi anni, questa è una riflessione che facevo qualche giorno fa, negli ultimi anni questa, come dire, perdita progressiva di autorità o di capacità decisionale e quindi lo spostamento dei momenti decisionali dal territorio nazionale ad altri consessi europei oppure internazionali sta diventando qualcosa che comincia probabilmente a cambiare anche il nostro sistema politico, perché nel momento in cui i cittadini non hanno più la capacità e la possibilità di andare a decidere sulla politica internazionale, sulla politica della difesa, sulla politica economica adesso, allora io mi chiedo che senso ha parlare di democrazia in questo momento, nel momento in cui, per carità, i sacrifici, il governo Monti, possiamo discutere, sono tutte cose sicuramente che si dovevano probabilmente fare, ma sicuramente che rappresentano una caduta del momento democratico in questo preciso passaggio politico in Italia. E allora, finché questo discorso è un discorso transitorio, ancora potrebbe essere accettabile. Io spero che si faccia mente locale su questo a livello generale e che si capisca che comunque la responsabilità delle scelte deve tornare ai cittadini, non può essere delegata a nessuno. Ritornando a Pio La Torre, ci sarebbe bisogno oggi di una figura come quella di Pio La Torre anche per il MUOS? Ha lasciato dei germi Pio La Torre, dei semi che sono poi cresciuti, oppure siamo ormai distanti, sono passati 30 anni e c'è rimasto poco nel territorio? No, io penso che qualcosa è rimasto, perché tramite mio figlio io ho vissuto un po' questo momento dell'organizzazione, della manifestazione per ricordare Pio La Torre, che è stata fatta a Comiso in occasione del 4 aprile. E ho visto che ci sono tanti ragazzi che sono, come dire, volenterosi, vogliono impegnarsi, sono in prima fila nelle battaglie. E oggi pomeriggio so che c'era una manifestazione o qualcosa, insomma, organizzato a Niscemi proprio sul MUOS, e i ragazzi sono fortemente presenti. E questo mi fa ben sperare, perché significa che sta crescendo una nuova generazione di persone che sono consapevoli dell'importanza dell'impegno sociale, politico e civile. E attraverso queste nuove generazioni probabilmente ci potrà essere un riscatto o quantomeno un andare avanti nella capacità democratica del nostro territorio, nella consapevolezza diffusa. Quindi io sono abbastanza ottimista, anche se in realtà il quadro generale complessivo, ripeto, non mi sembra bellissimo, perché allora noi avevamo
delle grandi speranze, che erano delle utopie, ma che probabilmente servivano a darci una grande carica, che erano le illusioni o diciamo la volontà di cambiare radicalmente la società in cui vivevamo. Sognavamo una società più giusta in cui un cambiamento politico radicale fosse possibile ed auspicabile. Oggi probabilmente i ragazzi sognano un po' di meno. Però ciò non significa e non vuol dire che comunque non possano probabilmente anche raggiungere mete e risultati anche più brillanti di quelli che noi a suo tempo abbiamo raggiunto. Alla fine il nostro movimento è stato sconfitto perché la base NATO è stata fatta, Pio La Torre, onore alla sua memoria, purtroppo è stato ucciso. La Sicilia è diventata la terra del 61-62 a zero e quindi obiettivamente in un momento storico quello che è ritornato rispetto a un movimento sembrava essere poco, però appunto nella vita ci sono i corsi e i ricorsi storici e quindi certe memorie probabilmente anticipano progressi futuri. Il ricordo di certi grandi uomini che hanno dato la vita per determinati ideali, lasciando figli piccoli, ancora ragazzini e mogli ovviamente inconsolabili, e mi riferisco a Pio La Torre, mi riferisco anche a Rosario Di Salvo, che non dobbiamo dimenticare, che pagò con la propria vita la vicinanza a Pio La Torre. Me lo ricordo anche lui, una volta vennero per un comizio a Comiso in piazza e Pio La Torre salì sul palco e Rosario Di Salvo, che io non conoscevo ma vedevo sempre assieme a Pio La Torre, mi ricordo si mise all'angolo della piazza strategicamente per controllare la situazione. Però nonostante questa sua capacità anche di protezione, ma non fu sufficiente perché il comando di infami li sorprese e purtroppo li ammazzò. Ricordo che io fui messo a conoscenza della notizia, mi ricordo quel giorno perfettamente che stavo per prendere il pullman per venire dall'università, ero stato a Catania ed ero in piazza Teatro Massimo, stavo per salire sul pullman quando dalla radio che l'autista aveva acceso venne diramata la notizia. Questa notizia fu una notizia veramente tragica, tragica in generale e tragica anche perché poi con questa persona veramente eccezionale, appunto in qualche modo avevamo avuto un rapporto. E quindi a 30 anni di distanza ricordarlo è sempre una grande emozione. Sicuramente abbiamo perso personaggio importante per la storia della Sicilia, soprattutto di questa parte della Sicilia a maggior ragione, ma c'è una persona, una figura che si può avvicinare oggi a quella di Pio La Torre? Qualcuno che può prendere l'eredità? Un personaggio politico, uno scrittore? C'è qualcuno che l'accostamento non è troppo azzardato con quello di Pio La Torre? Ancora no? Beh, io in questo momento francamente non saprei dare una risposta a questa domanda. Spero di sì, speriamo di sì. Il futuro sarà in questo caso, ci darà una risposta. Benissimo, grazie a Michele Zisa per essere stato con noi, per averci parlato di Pio La Torre, ma anche di Alessandro Di Salvo, perché appunto non lo dobbiamo dimenticare. Grazie a tutti voi per averci seguito. Focus ritorna dopodomani, perché domani, 1° maggio, festa dei lavoratori, Focus non va in onda. Arrivederci.